Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero tutti quanti alla grande. Benvenuti in questo nuovo video unboxing che è stato richiesto da molti di voi. Allora, come ben sapete, io sul canale vi sto portando diversi contenuti. Prima portavo su GTA, ora vi sto portando Fortnite, e non appena abbiamo l'occasione anche degli unboxing che mi sono stati richiesti da molti di voi su Instagram, perché su Instagram, ragazzi, sapete che pubblico sempre a volte unboxing, cose che compro e che non compro, e molti mi avete chiesto: Omega, vogliamo un unboxing fatto a modo su YouTube. Quindi io direi che vi ho accontentato anche abbastanza, perché ora vedremo cosa andremo a spacchettare. Mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace, un commentone, iscrivetevi al canale, perché se ovviamente vorrete vi faccio vedere tante altre cose a vostra scelta, perché magari siete semplicemente appassionati o vi piace. Quindi ditemi nei commenti, magari: Omega, voglio vedere la tua collezione Gucci, voglio vedere la tua collezione Vuitton, Supreme, voglio vedere certi video, determinati video, challenge particolari, e io vi accontento. Quindi senza problemi, ragazzi, fatemelo sapere sotto nei commenti. Allora, io direi di partire con il pezzo più grande che mi è arrivato praticamente ieri, che... ma cioè, vi faccio soltanto vedere questo, guardate, cioè, solo la scatola è qualcosa di enorme. Cioè, non so, ragazzi, se si vede, penso che si veda nella telecamera, ma è la scatola è più grande di me. Allora, cosa c'è in questa scatola ultra gigante? Dopo 4 mesi di richieste, ragazzi, sono riuscito finalmente a farmela avere. In generale, cioè, non basto praticamente interamente io per fare sta cosa. Dopo 4 mesi che appunto ho fatto una richiesta particolare per cercare di avere questa borsa, ragazzi, sono stato accontentato finalmente, ringraziando il cielo. La borsa mitica, la Kipal LV Prism di Virgil Abloh. Quindi allora, iniziamo con lo spacchettare. Allora, qui abbiamo, penso questa sia la ricevuta. Qui abbiamo la ricevuta. Allora, questa non ci serve, la togliamo, la mettiamo qui. Qui c'è la scatola, e io direi di andare a uscire direttamente. Togliamo la scatola, che tanto non ci serve anche la sottoscatola. E direi di andare a prendere il pacco, che sarebbe questo qua, dove appunto vediamo che al suo interno ci sarà la Kipal Prism di Louis Vuitton, ricercatissima, pezzo ricercatissimo, ragazzi. Sicuramente piacerà tanto anche a voi per il design. Per chi non la conosce, ve la faccio vedere. Molti di voi sicuramente la conosceranno, però secondo me, ragazzi, merita seriamente di essere vista a modo. Cioè, voi non avete lì, non immaginate, non avete idea di quanto sia bello questo pezzo che vi sto per tirare fuori. Se ce la faccio, non ci riuscirò mai a tirare fuori la borsa, è troppo grande. Dai, eccola qui, ragazzi. Vi presento la Kipal Prism, credo grandezza 50, di Louis Vuitton, di Virgil Abloh. Virgil Abloh è l'art director della collezione uomo di quest'anno 2018-2019, che appunto si è occupato del design di tutto quanto realizzato da questa borsa. Vi dico qualche informazione perché sicuramente sarete curiosi. Questa borsa è realizzata non in plastica, perché sembra plastica e non in pelle. Infatti l'unica cosa di cui mi preoccupavo è che qui ai manici, se la si carica troppo, potrebbe seriamente rompersi. Già, potrebbe seriamente rompersi perché non è pelle. Però da quello che ho capito è un materiale molto particolare, che appunto è iridescente, cioè che riflette i colori dell'iride. Quindi vedete, se io la giro così, praticamente ha i colori dell'arcobaleno ed è totalmente trasparente sia da sopra che da sotto. Come vedete, già full accessoriata, gli ho già messo tutto quanto, gli ho già messo... ah, qui stava il lucchetto, anzi, anche le chiavi stanno dentro, ovviamente per aprire, perché mi sembra ovvio. E questo, ragazzi, è il primo pezzo di questo unboxing di quest'oggi. Fatemi sapere voi se vi piace, non vi piace, cosa ne pensate, se la comprereste, non la comprereste. Prezzo di retail 2700 euro, prezzo di resell, secondo me anche oltre i 5.000, però 5.000 euro per fare una media attuale. Secondo me questo, ragazzi, è uno dei pezzi più rari. È una borsa ovviamente da viaggio, però la si può usare per andare in palestra, si può usare per un viaggio di 1 o 2 giorni, non per un viaggio di una settimana, ma la si può usare anche quotidianamente, perché è una borsa che merita di essere indossata sempre. Almeno secondo me, ve la faccio rivedere, è qualcosa di eccezionale. Insomma, fatemi sapere se vi piace, ragazzi, perché per avere questa borsa veramente schiumato l'anima. Cioè, veramente, se ci penso, tutto quello che ho dovuto passare per questa borsa è stato
difficile, difficilissimo. Io spero vi piaccia, fatemi sapere nei commenti se vi piace la Keeper al Prism 50 di Louis Vuitton. Virgil Abloh questa volta si è davvero superato. E direi che possiamo, questa la possiamo poggiare qui dietro. Direi che possiamo passare a un altro pezzo molto molto importante, di cui questo pezzo però, ragazzi, ve lo prendo, è qui. L'avevo da un bel po' di tempo, ce l'ho da un mesetto, e la release sarà il 3 maggio. E io sono veramente stato fortunato perché me l'ha portato, queste scarpe sono state prese da Chicago da mia cugina, che le ha pagate a $170 prezzo di retail, quindi grazie veramente, perché senza di lei questo non le avrei manco io, ragazzi. Sarò stato il secondo in Italia dopo Dropout e un negozio di Milano. Vabbè, Fedez non lo contiamo perché Fedez può avere tutto, però penso che è stato uno dei primi anche in Europa. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle Jordan per Travis Scott, le Cactus Jack. Sicuramente alcuni di voi le conosceranno. Ora comunque, se non le conoscete, è una scarpa, ragazzi, rarissima. Cioè, ancora devi uscire, io l'ho avuta il 29 marzo, l'ho messa solo una volta. Ho detto, vabbè, la conservo così faccio un unboxing generale. Dato che comunque mi avete chiesto tutti quanti, Omega, facci questo unboxing su queste benedette scarpe, facciamo l'unboxing sulle Jordan per Travis Scott. Come si presenta la nostra scatola? La scatola si presenta con un... cioè non saprei come descriverla. Con una... ma io direi più che maleducata, con una bellissima... con un bellissimo rivestimento rosa, con il logo Nike, il logo di Travis Scott, vabbè, la faccina classica, e la scritta Cactus Jack. Quindi apriamo la nostra scatola. Una volta che l'abbiamo aperta, come vedete, al suo interno ci saranno le scarpe tanto acclamate, di cui mi sono preso anche il disturbo di mettergli i lacci rosa, perché i lacci rosa secondo me sono i lacci che si matchano di più, vanno bene di più con questo tipo di scarpa, perché ovviamente, sapete, ve li prendo, ce li ho lì, ci sono anche i lacci rossi, ci sono anche i lacci marroni, ci sono i lacci neri e ci sono i lacci bianchi. Però secondo me, ragazzi, questo è quello che merita più di tutti. Allora, andiamo a vedere la scarpa, perché in sé per sé la scarpa è questa. Andiamo a vedere i particolari, apprezziamone anche i difetti, vediamo se c'ha dei difetti. Qui dietro, poi quando ci serve andiamo a riprendere. Allora, qui abbiamo la fantastica Jordan per Travis Scott. Allora, pareri secondo me. Scarpa bellissima, materiale normale ovviamente. Infatti che l'ho messa una volta per fare una foto, quindi come vedete anche la suola è praticamente nuova, non ha niente di che. Lo swoosh al contrario, il famosissimo swoosh al contrario, è qualcosa di fenomenale che contraddistingue questa scarpa al 100%. E la cosa bella è che le alette non sono unite, ma si possono praticamente staccare perché c'è il velcro o quel materiale particolare. Come vedete qui si può aprire e potete metterci qualsiasi cosa dentro di piccole dimensioni. 5 euro, 1 euro, i soldi, un anello, quello che vi passa per la mente, ragazzi, potete aprirlo e potete metterlo qui dentro. Vi faccio vedere i particolari di qui dietro. Come vedete, la faccia bellissima, la scritta Cactus, non so se la leggete qui. Insomma, è una scarpa veramente che merita veramente tanto. E comunque vi ricordo che questa è una scarpa limitata, così come anche la borsa qui dietro è una scarpa limitata, è un accessorio molto limitato e che non si trova più. Questa invece potete avere la possibilità di comprarla il 3 maggio, se non ricordo male, la release. È qualcosa di eccezionale, cioè veramente io adoro questa scarpa. E pensare che all'inizio non mi piaceva, anzi ho detto non la compro perché non mi piace. Invece no, mi sbagliavo, perché sinceramente è davvero molto 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 bella. E questa è la fine di questo fantastico unboxing. Abbiamo visto le Jordan per Travis Scott, le Cactus Jack. Abbiamo visto la Keeper Prism di Louis Vuitton, pezzo rarissimo. Insomma, in questo video per gli appassionati abbiamo visto due pezzi introvabili e due pezzi rari, almeno per il momento, per questa qui, perché questa qui, ragazzi, non si trova più da nessuna parte. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, questi unboxing possiamo portarli avanti, oppure possiamo fare video diversi sullo streetwear o sui luxury. Vi faccio appassionare un po', ditemi voi come la pensate, quindi un bel pollicione in su, un commentone, iscrivetevi ovviamente al canale. Se vi iscrivete, vengo a casa e vi regalo una Jordan per Travis Scott a testa. No, sarete 300.000, vado in bancarotta, finisco sotto i ponti, mi devo asportare un rene per darvi una Jordan per Travis Scott a testa. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi invito
a seguirmi anche su Instagram per rimanere appunto aggiornati su tutto questo mondo che cercate. Basta cercare @realentoni, mi invito a seguire a bomba e possiamo anche parlare un po'. Quindi tranquilli, potete farlo e vi saluto anche nei prossimi video. Se siete stati con me anche quest'oggi in questo video, su questo nuovo unboxing, soprattutto perché è un video diverso rispetto al solito, non è di gaming, fatemi sapere nei commenti che tipo di video vorreste su Hype e Luxury. Qua me gozzo ragazzi e ci becchiamo tutti quanti al prossimo unboxing. Ciao!